Nelle giornate di pioggia andare a Giampilieri mette un po' di tensione. Nonostante l'aria gioiosa che si respira nella piazza della chiesa, dove si era organizzata la manifestazione Uniti per la Vallata, pensata dall'associazione Voci da Ascoltare Onlus, in collaborazione con gli amici della piazza di Giampilieri, l'ansia vede agli occhi degli abitanti che partecipano alla festa. In piazza, negli stand organizzati dai volontari, si vedono piccoli oggetti messi a disposizione dalla comunità, con lo scopo di raccogliere i fondi per la casa famiglia Madre Veronica di Giampilieri Marina, che accoglie bambini in difficoltà, mentre i piccoli partecipanti vengono invitati a giocare dai volontari impegnati a gestire la manifestazione. Lo scopo, che più di tutti sembra interessare gli operatori, è quello di portare normalità e di riaccendere i riflettori su questi paesi che non devono essere dimenticati, e soprattutto sui cittadini, che tentano di far rinascere le aziende che danno sostentamento alla comunità. La pioggia, che inizia a scendere sul paese, accompagnata da lampi e tuoni, interrompe la festa, ma soprattutto fa tornare alla mente gli avvenimenti passati. Nonostante siano passati quasi 3 anni dalla tragedia del 2009, che ha provocato la morte di 37 persone tra Giampilieri e i paesi limitrofi, anche nel caso di una lieve pioggia, la paura è sempre presente nelle persone che in quei terribili giorni hanno perso i loro cari, ma anche casa e lavoro. Superare le difficoltà è senza dubbio un'impresa complessa, come si può vedere passeggiando per le vie del paese, dove si notano ancora case sbarrate, botteghe chiuse e muri coperti di fango, in un paese in cui i lavori per la messa in sicurezza sono ancora in atto e dove i segni delle frane sono ancora evidenti. Si ricorda quello che è accaduto e che potrebbe accadere di nuovo se le misure adeguate non saranno realizzate in tempo, nel luogo che ha subito più danni ed è stato lasciato intatto dopo la tragedia. Dove prima c'erano le case e la vita degli abitanti, ora c'è uno spiazzo di desolazione e distruzione. Un piccolo sentiero passa tra le macerie, che mostrano ancora i segni di quella quotidianità infranta all'improvviso dal fango. Il silenzio che circonda questo luogo, decorato come un sepolcro dei suoi abitanti con fiori e candele, aumenta il senso di rispetto e il dolore dei cittadini. Commozione, ricordo e voglia di ripartire sono gli elementi che più si percepiscono nella popolazione della valle, che, uniti in questa manifestazione, vuole far ricordare a tutti che ancora molte azioni devono essere compiute per riportare alla normalità tanta gente che merita di riprendersi il proprio paese e la propria esistenza, dopo una tragedia che ha segnato in modo indelebile la vita di tutti.